Stiamo parlando con Gabriella De Fino, coordinatrice del Master World Nature and Heritage Management di TSM Trentino School of Management. Perfetto. Vuoi commentarmi la frase "il valore della persona nel processo formativo moderno"? Molto volentieri, anche perché l'approccio che noi utilizziamo al Master appunto in questione, e di cui siamo molto contenti insomma di aver vinto il premio Adriano Vivetti, e noi centriamo molto l'attenzione sul singolo all'interno della nostra formazione. Non parlo solo di questo Master, in particolare questo che è di lunga durata, ma poi in generale in tutte le nostre attività formative della scuola, della Trentino School of Management, cerchiamo proprio di lavorare sulla persona, sullo sviluppo delle sue competenze e sulle capacità relazionali, quindi sia rispetto a lavorare in gruppo, ma anche poi a relazionarsi con il contesto, questo a livello nazionale e internazionale. Perfetto, vuoi fare riferimento al particolare progetto che avete presentato, l'attenzione sul territorio per esempio? Sì, esatto, questo percorso si rivolge a giovani o persone che invece già lavorano in un ambito che ha a che fare con dei beni UNESCO, in particolare beni naturali, ma noi diciamo che cerchiamo di riferirci al bene UNESCO in senso lato, quindi anche culturale, e che ovviamente non può prescindere dal rapporto con i territori, con i contesti, con le istituzioni. Quindi la competenza, una delle competenze principali è proprio quella di creare reti, di lavorare tra le persone cercando di appunto raggiungere obiettivi comuni senza che una parte venga esclusa. Quindi parliamo di territori molto piccoli, a volte anche frammentati, che appunto hanno bisogno di questo tipo di competenze per poter operare in un modo che sia utile. Questa è una delle cose che UNESCO ci chiede, cioè la capacità di far partecipare le persone dei territori e valorizzare le competenze e le conoscenze che ci sono in ogni territorio diverso. Certo. Parliamo in particolare delle Dolomiti, noi facciamo questo master in collaborazione con la Fondazione Dolomiti UNESCO, che segue proprio alla responsabilità di coordinare questa struttura territoriale molto complessa, che sono 5 province diverse nell'area, diciamo così, del nord-est d'Italia. Molto bene, l'ultima domanda era invece se trovi degli aspetti che possono accostarsi agli elementi di olivitianità in questo progetto. Allora, io ho avuto la fortuna di studiare con le persone che si sono formate appunto con questo approccio, ho conosciuto Novara, la prima persona con cui ho avuto l'occasione di lavorare, quindi inevitabilmente il mio approccio è anche il suo, quindi insomma è stato bello riconoscere questo, avere questo riconoscimento, perché è quello che stiamo anche un po' faticosamente portando avanti. La valorizzazione delle persone, delle loro relazioni, della creazione delle reti, sicuramente sono alcuni degli aspetti, ma anche la negoziazione, la gestione dei conflitti, in un modo positivo, progettuale, evolutivo, e soprattutto una voglia di creare una competizione ma sana, ecco, non quell'approccio manageriale che noi non apprezziamo, ma la capacità appunto di ascoltare tutte le parti e di creare appunto ascolto, condivisione, al fine scegliere insieme, prendere decisioni insieme per un obiettivo comune, che non è sempre facile, però è quello che questo territorio, questo percorso formativo ci sembra insomma ce lo richieda come cosa prioritaria. Perfetto, ti ringrazio molto. Grazie a voi.